Le mie condizioni stanno migliorando, sono in fase ormai riabilitativa che comunque sto recuperando per entrare in squadra. Credo, non dico, non voglio dare dei tempi perché non spetta a me, ma nell'arco di una settimana massimo potrei riaggregarmi alla squadra adesso a disposizione dell'allenatore. Sì, no, la mia intenzione è quella di venire a Siena e venire allo stadio, senz'altro. Poi dopo spero in lista, quello se sceglierà il mister, comunque essere lì vicino alla squadra per cercare di dare quell'aiuto in più che posso dare anche io da fuori, magari. L'ambiente, sicuramente è un ambiente organizzato, un ambiente che sa fare calcio e è proprio l'impatto iniziale che ti dà. Il gruppo che, vedendolo ieri per la prima volta, che ha spirito di sacrificio, che ha voglia di lavorare, e il mister che ha visto una grinta molto accentata, quindi senz'altro tutti i componenti che possono portare a far bene. No, il salto di qualità lo si fa come squadra, il singolo deve portare il proprio contributo. Io sicuramente sono stato preso dalla società, che ha dato fiducia in me e io senz'altro devo ripagare questa fiducia. E poi dopo per ottenere più risultati, più vittorie in campo, quello servono i 24-25 giocatori. Per il successo che siamo partiti sull'entusiasmo di una vittoria, comunque una neopromossa, quindi tutto era più facile, tutto quanto la squadra andava bene, il mister era bravo a gestire situazioni e poi dopo comunque sono venuti a mancare certi equilibri che ha portato magari a un leggero calo, ma comunque in ogni caso la San Benedettese è sempre in zona playoff e sarà una squadra che gli auguro a loro di rimanerci più a lungo possibile. In questo momento della mia carriera adesso rappresenta un momento dove posso ancora ottenere qualcosa a livello sia personale che di squadra, perché comunque c'è un progetto e c'è una realtà che vuole solo migliorarsi, quindi spero di riuscire a migliorarmi con loro e portare più successi possibili a questa squadra.